Bene. È emozionante, no? È emozionante, veramente. Dopo 50 anni. Qualche lacrimuccia l'ho vista, eh? Sì, dietro gli occhiali. Dietro l'occhiale. Sì, dai, non fare il furbo. Dimmi, tu volevi ringraziare una persona? No, io sì, volevo ringraziare chi ci ha permesso di fare... Come si chiama? Per questo lavoro che è uscito recentemente, il 10 di maggio. Sì. E poi volevo ringraziare Pasquale Scilanga che praticamente ha messo... Pasquale, grazie. Grazie Pasquale. Bene, allora adesso salutiamo Tiberio e Ingrid e certo. Il pubblico a casa. Certo. Grazie, ciao a tutti e ricordiamo anche che domani ci sarà la finale del torneo di tennis, quindi... Noi non giocheremo. Noi non giocheremo però, forse saremo qui a guardarlo, ma non giocheremo. Grazie, grazie, grazie a tutti. No. Ciao. Grazie ciao. A questo splendido gruppo. Grazie. Credibili, inossidabili. Grazie a te che sei sempre meraviglioso. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a voi, grazie, grazie Katia. Katia. Bravissima nel trovare e dare spazio ancora ai camaleonti. Quando una canzone è bella, non conosce lo scorrere del tempo, è un po' come l'ode all'urna greca di Keats, è come romanticismo. Attualissime, bravi. Davvero adesso... complimenti. Ma Tiberio, quali video sono stati messi in rete anche questa settimana? Rosa e Moviola con Gianni Ippoliti, buongiorno. Eccoci qua, Iri, buon pomeriggio a tutti coloro che seguono questa rubrica da tutto il mondo attraverso Rai 1. È una rassegna dei video che i VIP mettono sui loro profili social. Sì. Iniziamo subito con la polemica sul bacio. Il bacio di Valeria Marini. Come sapete c'è il bacio alla francese, quello alla lingua, il bacio alla turca con le orecchie. Come baciano Belen e Valeria Marini? Vediamo due modalità di bacio proposte da questi video. Iniziamo con Belen Rodriguez. Vediamo. Questo è il bacio alla norvegese, guardate lo sguardo. Ah, è la norvegese, sì, fatto così? Sì, e un altro, perfetto. Mettiamo Bene. Mi piace, perché mettiamo, è anche mi piace. Diciamo, un'informazione bene. Che stiamo dando. Bacio alla norvegese di Belen. Adesso prossimo. Valeria Marini, sì. Il famoso bacio alla turca senza l'orecchio. Vediamo il bacio di Valeria allora Marini. Non è alla turca senza l'orecchio. È senza... Ecco. Vai Valeria. Ecco. Non ha usato, si dovrebbe rivedere, ecco. Ha usato il suo dito. Sì, senza usare l'orecchio, guardate il bacio di Valeria Marini. Alla turca, eccolo. Bellissimo. E poi c'è, il video continua come tanti per minuti, per ore, però noi chiaramente però abbiamo un video, ammettiamo, mi piace. Adesso, sì, sì. I tutorial, gli insegnamenti, un'altra sì. coppia prestigiosa, Fabrizio sì. Corona e il nostro Massimo. Fabrizio Corona ci farà insegna? Vedere. Fabrizio Corona ci farà vedere come si può fumare nei locali dove è vietato. No, non si può vietare, non si può fumare nei vietati. Però lui locali. Ci fa vedere come si fa. Invece Massimo ci fa vedere come risolvere il problema, purtroppo, che molti hanno della forfora che cade. È spiacevole. Purtroppo. Vediamo il consiglio di Massimo per la forfora. Ciao, bentrovati da vostro amico Massimo. Consiglio di oggi è come avere la forfora, però con un maglio nero o una giacca non fa vedere che c'è la forfora che casca sopra. Il segreto di oggi è la lacca speciale con brillantini. Se fa così, se piglia questa lacca, se sbatte così per bene con la mano, poi si spruzza su tutta la giacca. E quando vi alzerete iniziate a muovere la testa, vi casca la forfora, però nessuno se ne accorgerà perché la forfora se la confonde con i brillantini e tutto sarà più bello e più allegro di prima. Garantito al 100%. Ciao, domani da vostro amico Massimo. Straordinario Massimo, straordinario. Perché immagine, nessuno ci pensa. No, certo, che si confonda con i brillantini sinceramente mi mancava. Perché la forfa si vede molto sugli abiti scuri. Gli abiti scuri sono quelli da sera, quindi se uno si mette delle paillette, dei brillantini certo. E poi si muove la testa, la forfa non si vede. Mettiamo il nostro mi piace e andiamo invece a vedere il consiglio di Fabrizio Corona, che come sapete ha avuto la possibilità di uscire, di andare e fare interviste, perché come si fuma... Come riesce a fumare dove è vietato, ma cioè nei locali può. Da ballo. Vediamo il filmato. Eccolo che fuma, guarda come fa. Con la bocca. Eh beh, certo, non con il naso. C'è chi fuma col naso, ma ride, il segreto è anche ridere.
Hai visto? Sì, ho visto. Possiamo rivederlo un attimo? Chi ha dei dubbi? No, tutto chiarissimo, tutto chiarissimo. Si va in un locale dove è vietato, lui fuma con la boia, così. Però poi se ti beccano... No, lui non succede niente. Ah, lui non succede No. Perfetto, mettiamo mi piace, a posto così. Allora, una cosa spiacevole è successa ad Alessandra Amoroso. Mi dispiace, Beniamina di Dani. Problema delle rughe. Giovanissima si lamenta perché è un problema che abbiamo tutti comunque. Sì, però la forza di gravità secondo lei si sono accentuate. Vediamo Alessandra Amoroso. Sono finalmente tornata a casa dove avevo la tutina blu, dove quando ero giovane senza rughe, invece ci sono ritornata con le rughe e non più giovane. Sono finalmente tornata a casa dove avevo la tutina blu, dove quando ero giovane senza rughe, invece ci sono ritornata con le rughe e non più giovane. Sono finalmente tornata a casa con la tutina blu e con le rughe. Però le rughe non si vedono. Mettiamo mi piace perché non si vede. Mettiamo mi piace. Allora, attenzione. L'inconveniente è successo ad Ambra. Ambra Angiolini. Quale inconveniente? Era in un negozio di giocattoli. Sì. E si è spaventata. Vediamo il video di Ambra. Ha realizzato che era finto e si è spaventato, giustamente. Però scoppio ritardato. Perché l'ha capito dopo che era finto, che ha preso un colpo. Perché all'inizio pensava fosse vero. No. E quindi era tranquilla. All'inizio mettiamo mi piace, andiamo Bobo avanti. Bobo Vieri, playboy sempre pieno di belle donne. Certo. Mette tanti video. Sempre accompagnato bene. Belle, diciamo vediamo così. Il video di Bobo Vieri. Bobo go. È molto è un video brevissimo, dura un secondo e mezzo. Bobo go. Ma quanto dura? Mezz'ora. No, vabbè, abbiamo Bobo visto. Go. Mettiamo mi piace. Bobo go. Che cosa è successo a Gianni Morandi? Sono due settimane che non dice più salve, c'è il sole. Perché sta piovendo, che deve fare? Effettivamente piove. Però in alcune regioni non piove. Allora, abbiamo cercato di vedere sul web se Gianni Morandi aveva detto in alcune regioni non piove. Chi ha sostituito Gianni Morandi? Lui, Oronzino Amato, Oronzino. Il fornaio dei VIP che fa il punto della situazione meteo. Ascoltiamolo. Ciao. Ma chi è? Oggi il tempo è così e così. Ecco, a posto, è così. Ma chi è quel signore accanto a lui che proprio rimane? È un signore così, così, anche lui. Lui è un po' così, così, nel senso che un po' si muove, un po'. Mettiamo mi piace. Attenzione, gli auguri di Pupo. Come sapete, Pupo ha una caratteristica. Sì. Ah, mi dicono che dal Salone del Libro sta per arrivare la conferma. Di cosa? Che Carmen Di Pietro è arrivata a 500.000 di visualizzazioni per il video che adesso presenteremo. Allora, Pupo fa gli auguri con un mese di ritardo. C'è sempre il mese accademico degli auguri. Sì, effettivamente. Allora, sentiamo a chi ha fatto gli auguri Pupo per il mese di aprile. Via. Carissimi amici miei, vedete, ogni tanto arrivo, ogni tanto torno, non è che mi sono dimenticato. Ci sono un po' di auguri di buon compleanno da fare e allora parto subito perché sono già passati. Il 17 aprile ha compiuto 20 anni Michele Mancuso, auguri. Il 23 aprile invece Vittorio Verona ha compiuto 61 anni, auguri anche a Vittorio. Allora, tutti quelli che hanno compiuto gli anni ad aprile avranno nel mese di maggio... Questo. E quindi in questo mese saranno fatti poi da Pupo a giugno, giustamente. Sempre con un mese di ritardo. Mettiamo mi piace. Allora, nella vecchia fattoria. Perfetto. Laura Barriales ha coinvolto in maniera entusiastica tutte le persone che erano in un pullman. Sentiamo Laura Barriales con Nella vecchia fattoria. Nella vecchia fattoria. C'è il cane. No, uno cane. Scegliete voi che animale volete fare. Ok. C'è il maiale. Bene, tutti i maiali qua. Nella vecchia fattoria. C'è tanta voglia di cantare. Allora, chi vuole sentire tutta la canzone può andare su internet. Okay. Noi invece adesso la regina del web. Mettiamo mi piace a Laura Barriales. Attenzione, le poesie lette da Carmen Di Pietro.
Un milione di persone raggiunte sul web, quasi tante, mezzo milione di visualizzazioni. Ecco qua l'infinito di Giacomo Leopardi. Carmen Di Pietro. Concentriamoci. L'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tante parti dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, io nel pensier mi fingo. E come il vento odo stormir tra queste piante, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Mi piace a tutti, sì. Che pesano e ai quali qualcuno dovrà dare una risposta prima o poi. Grazie Tiberio. Grazie, prego. Pubblicità? No, non si sa. No, non, no. Si sa. Va bene. Non si sa. Ci grazie Tiberio, prego. Grazie a tutti, no, ci vediamo. Dimmi. Sì, no, volevo dire una cosa, se me lo concedi, perché tutto può accadere nel villaggio dei miracoli senza mettere il punto interrogativo. È il titolo di una commedia divertentissima diretta da Modestino Di Nenna e presente in 60 sale italiane. Un film che vede protagonisti attori non professionisti diversamente abili affiancati da volti noti del cinema. Una prova di grande bravura, ironia e coraggio. Il messaggio che ci arriva è veramente forte. Concita Borrelli è la nostra testimone d'eccezione. Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli. Tra poco la clinica chiuderà per mancanza di fondi. Penserete che i protagonisti siano, iditelo voi, Barbara De Rossi, Bucci, Mattioli, Fiorillo. Vi sbagliate, il protagonista ve lo presento io. Ma tu che fai? Qual è la tua parte? Beh, nel film sono il figlio di un imprenditore turistico, ma nella realtà sono un donnaiolo. Non ce la faremo mai. Tu già vai giù. Voi ritenete che attraverso il cinema la vostra disabilità o la vostra abilità diversa possa veicolare un messaggio più forte che nella realtà? Sì, si può aiutare anche di più nella vita normale. Come ti chiami tu? Io sono Tutù. Il miracolo l'hai fatto tu, ok? Il miracolo l'hanno fatto loro, a dire la verità, con il loro impegno, la loro bravura, la loro simpatia. Ehi, tu! Qual è la ragione della tua corsa nell'alba di questo giorno? Poi ti spiego! Regaleranno tanti sorrisi. È un progetto questo che l'associazione Erpina Noi con loro Los da circa 15 anni porta avanti. E il risultato che vogliamo ottenere è abbattere il muro della diversità anche nel cinema, dove esistono due categorie, la categoria per diversamente abili e la categoria di film di successo. Io credo che se al mondo tutte le persone fossero come sono loro, ci sarebbe più pace e rispetto. La nostra terapia sarà la vostra terapia. Oikos di Danone, yogurt alla greca, l'unico con il fiore in superficie, denso ma con zero grassi, probabilmente lo yogurt perfetto. I sorrisi hanno tante forme diverse. Per questo la placca ha molti posti dove nascondersi, causando i principali problemi dentali. La prevenzione superiore di Mentadent Maximum Protection con microgranuli e zinco è 3 volte più potente contro la placca negli spazi difficili. Nuovo Mentadent Maximum Protection. Qualunque sia il tuo sorriso. Chilo Calmagra, utile nel sovrappeso e per ridurre la circonferenza addominale. Chilo Calmagra, da Pulpharma in farmacia. Francesca Michelin all'Eurovision Song Contest. Siete pronti a tifare Italia? Per la prima volta Rai 1 ospita l'evento pop dell'anno, uno show unico con oltre 200 milioni di telespettatori. In diretta dalla Globe Arena di Stoccolma, Federico Russo e Flavio Insinna presentano Eurovision Song Contest questa sera alle 20.35 su Rai 1. Puoi provare Cookie Dent, la crema adesiva che dà alla protesi dentale una tenuta 10 volte più forte. Cookie Dent, una tenuta 10 volte più forte rispetto alla protesi senza adesivo. E oggi conviene ancora di più, perché ti dà il 50% di prodotto in più. Chiedi in farmacia.
Cerco un rimedio pratico e indicato per la mia micosi alle unghie. Onilac è un medicinale che penetra nell'unghia e uccide i funghi che causano la micosi. Onilac, unghie sane, con un'applicazione a settimana. Da Bauli, i nuovi croissant 5 cereali. Il segreto è l'armonia del mix tra natura e bontà. Bauli, fatti col cuore. Ho un cancro. Per me continuare a lavorare è fondamentale nella lotta contro la malattia. C'è una legge che mi aiuta a vivere la normalità, dandomi l'opportunità di trasformare il mio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È un diritto che si può estendere anche ai familiari. Informati. Il cancro si combatte anche sul posto di lavoro. Difendi la tua normalità. Per maggiori informazioni www.governo.it. E che succede nella prossima puntata? Si risveglia dopo 4 anni. Io devo vederla. Fino a qualche anno fa non avevo dubbi che fosse stata lei. E sulla coppia fissa? È un ex garage, un piccolo loft. Capisci? Un garage. Loft, ha detto. C'ha l'umidità del garage. Ci starei lavorando. Pensi di batterla? Il carciofo che balla con lei, sicuramente. Vabbè, ma non ve posso raccontare proprio tutto. Quanto hai speso in farmacia? 94 euro! Buone ste medicine. Salti in bocca alla romana. Gigi Proietti in Una pallottola nel cuore. Ci risiamo, eh? Domani alle 21.30, Rai 1. Mi raccomando. Come si paga il canone TV? Da quest'anno viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica della casa dove si è residenti. Quindi solo nell'abitazione dove si ha un'utenza elettrica di tipo residenziale? Sì, in base alle informazioni che abbiamo comunicato al nostro fornitore di energia elettrica. Ma se marito e moglie sono entrambi titolari di un contratto di fornitura elettrica di tipo residenziale? Se due componenti dello stesso nucleo familiare sono entrambi titolari di un contratto di tipo residenziale, devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio per non pagare il canone due volte. Chi è tenuto al pagamento del canone? Chi possiede un apparecchio televisivo in grado di ricevere, direttamente o con decoder, il segnale digitale terrestre o satellitare. I tablet, gli smartphone, i PC e gli altri dispositivi non sono considerati apparecchi televisivi se non sono in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare. Ma se ho in casa più televisori? Il canone è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero degli apparecchi. Chi non deve pagare il canone? Chi non possiede alcun apparecchio televisivo e chi ha compiuto almeno 75 anni e ha un reddito familiare annuo inferiore a 6.713 euro. Chi non ha alcun apparecchio televisivo, cosa deve fare? Deve inviare un'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio, via web o con raccomandata. Dove posso trovare tutte le informazioni? Sul sito al numero verde 800 93 83 62. Per maggiori informazioni consultare il sito canone.rai.it oppure agenziaentrate.gov.it. Il canone, tutta l'energia della TV. Oggi Fratelli d'Italiano si occuperà del linguaggio medico fatto di termini scientifici di fronte ai quali molto spesso il paziente perde la pazienza. E a farci da guida, come sempre, il nostro professore Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Buon pomeriggio. Salve professore, prendiamo ad esempio una frase riportata su un referto medico. Leggo testualmente: il paziente ha un sensorio obnubilato con una riduzione del livello di attenzione. Riuscite a decifrarla? Vediamo cosa avete risposto al nostro Francesco Palese. Vabbè, sensore obnubilato, probabilmente avrà dei problemi agli occhi. Non so cosa vuol dire. Ci hanno fatto anche dei libri sullo stupidario medico. Obnubilato. Significato? Non lo so. Mamma mia, non lo so. C'è voglia di prendere in giro oggi. Sottonubile, ma non ha senso. No, non lo so. Che vuol dire? Non lo so. Mi trovo gli impreparato. Si vede che ha studiato per scrivere questa cosa. I'm a tourist here, I don't speak Italian. Non ho idea cosa vuoi dire. Obnubilato, non so, nubile, forse, non so. Non è molto attento dal punto di vista dell'attenzione. I sensori sono calmati, obnubilati sotto la nebbia. Obnubilato è qualcuno che, come dire, non comprende pienamente il senso di qualcosa perché ha la mente offuscata. Sembra che si capisca bene, cioè è una capacità intellettiva affievolita. Dico ok, bravo.
Si barcamenano. Dunque, il linguaggio della medicina, prima di tutto dedico queste considerazioni al ricordo di mio padre medico e li dedico anche a mio fratello medico. Dunque, il linguaggio della medicina, che è fondamentalmente greco e latino, perché ha una grande tradizione, ha bisogno di precisione di termini tecnici, e questo è certamente un termine tecnico necessario. Il problema sorge quando si comunica non al collega, ma al paziente, e allora il medico deve prima di tutto dedicare più tempo, più attenzione. Il paziente ci mette la pelle, qualche volta ci rimette la pelle. Quindi le spiegazioni bisogna dargli un linguaggio accessibile. Ora, il sensorio obnubilato è un'espressione tecnica che dice che l'apparato sensorio, che tra l'altro poi ha tutti i terminali nel cervello e quindi che condizionano la psiche, l'apparato dei sensi è offuscato. Ci sono anche altri termini come stuporoso, oporoso, comatoso, termini tecnici, ma al paziente, signori medici, dedicate tempo e parole chiare. Professore, nella selva oscura dei termini medici, che a lei sono naturali per motivi familiari, ma anche per motivi professionali, che mettono anche un po' di ansia, ce n'è uno che invece ispira particolare simpatia, che è il bugiardino. Da cosa deriva? È un termine comune, tecnico, ironico. È quel foglietto che accompagna i medicinali, nella scatoletta del medicinale, che viene chiamato un foglio di istruzioni, per la verità. Detto bugiardino perché nell'antica tradizione di queste presentazioni delle medicine magari si esagerava in elogiarne qualità, effetti meravigliosi, quindi un po' di bugie. È rimasto il termine bugiardino, cioè prendilo ma con precauzione. Ed oggi è proprio il caso di dire pronto soccorso, linguaggio medico. Allora sentiamo subito Silvia e Valentina, cosa ci scrivono i nostri telespettatori? Ciao, buon pomeriggio. Il messaggio di oggi ci arriva da Annalisa, che ci scrive: sento spesso colleghi ed amici, anche di una certa cultura, dire frasi come «ho fatto gli analisi del sangue», «devo ritirare gli analisi del sangue». Ma non è un errore? Sì, certamente è un errore, dovuto al fatto che questa finale in I, analisi naturalmente è uno di quei termini greci molto importanti nel linguaggio della mente, della filosofia, delle indagini, della ricerca, un termine importante. E sembra che sia maschile e plurale. No, le analisi, come le sintesi. E c'è un altro modo per alleggerire la tensione in un colloquio medico, e qual è? È cantare le proprie sventure, come fa Gianni Morani nel programma Rete 3. No, non ho la rosolia. No, non ho la sciatalgia. Quello che invece purtroppo soffrire mi fa è l'appendice che adesso mi vado a tagliare. E se capitasse anche a voi di avere un dolore di testa in questo scenario di festa, portate felici le vostre appendici. Gianni Morandi, Giuseppe Bambieri, Arnoldo Foà. Professore, quando poi il linguaggio medico si contamina e si mescola con l'inglese, addio. Day hospital. È struttura ospedaliera per ricovero giornaliero. Quindi si entra e si esce in giornata. È una serie di analisi generali, di esami generali per vedere lo stato complessivo della salute. Follow up. È una verifica, un controllo a distanza dopo una certa cura per vedere gli effetti. Borderline. Si indica con questo termine una persona, soprattutto dal punto di vista psichico, eccetera, che è al limite della normalità. Quindi vicino alla anormalità. Che poi detto tra noi, professore, se c'è un aggettivo che ormai non ha più senso, è la parola normale, che vuol dire tutto e vuol dire niente. È vero. Beh, vabbè, questo sarebbe da parlarne. No, ma
ci sono però quattro termini che si possono spiegare velocemente. Anamnesi è l'indagine sul passato personale e familiare di una paziente per vedere se quella medicina aveva quella malattia aveva dei precedenti. Poi diagnosi. Individuare la malattia, prognosi, previsione e poi terapia. Professor Sabatini, grazie. Grazie professor Sabatini, adesso è il momento del bel canto in compagnia di Francesco Micheli. Allora Francesco, oggi di cosa ci parlerai? Di uno dei più famosi, rivoluzionari e amati musical di tutti i tempi, Jesus Christ Superstar! Per una volta la trama di questo musical la conosciamo già tutti, ah, vero? Sì, senza dubbio, perché si raccontano gli ultimi giorni della vita di Gesù. È la Settimana Santa, dall'ingresso a Gerusalemme fino al processo, alla condanna a morte e alla crocifissione. Ma nel musical quello che è incredibile, è che la figura di Gesù è estremamente umanizzata. Nessun miracolo, Gesù è un uomo, è un 33enne con i suoi problemi, con i suoi dubbi, le sue paure. E la protagonista femminile non è Maria, la madre di Gesù, bensì la Maddalena. Maria Maddalena, la prostituta che cambia vita non appena incontra il Messia e perciò ama Gesù in maniera assoluta come donna e come devota. E, però non sa bene come esprimerlo. Arriva la sera e allora lei cerca di farlo stare bene, versa degli oli profumati, gli massaggia le tempie. Everything's all right, tutto va bene. Scende la sera, arriva la pace e l'amore. Ascoltatela. Try not to turn on to problems that upset you, oh. Don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world out without you tonight. If we try, we get fine. So forget all about us tonight. Sleep and shall suit you, calm you and unwind you, more for your heart for it, oh. Then you feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the home and sweet, for the fire in your head and feet. Close your eyes and relax, think of nothing tonight. Sleep and it shall suit you, calm you and unwind you, more for your health for it, oh. Don't you see everything's alright, yes, everything's fine. And a cool and the ointment sweet, for the fire in your head and feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Grazie. Grazie, grazie maestro. Come prosegue il racconto nel musical? Storia potresti continuare tu a raccontarla perché i fatti sono molto noti. Gesù arriva a Gerusalemme e con i discepoli e lì hanno inizio le minacce, le persecuzioni. Ma qui nel musical però Gesù non è più così tanto eroico come ci appare nei Vangeli perché ha paura di morire e quindi si chiude in se stesso. Allora Maddalena, che già lo vede come un essere lontano, gli pare proprio che scompaia nel nulla e il suo amore cresce e non sa come fare.
I don't know how to love him. Ti ricordi? Ascoltiamola. È presente una figura chiave nella tragica storia, quella di Giuda. Certo, se fossimo nell'opera sarebbe un baritono, e invece è Giuda. Giuda che devo dire io adoro, perché in questo musical vive un terribile conflitto. Ama Gesù, forse anche più degli altri, e quando ami molto una persona sei pieno di aspettative, facilmente viene deluso. Infatti Giuda ci rimane male, perché secondo lui a Gesù, come dire, gli è scappato il controllo della situazione, non ha fatto la rivoluzione che aveva promesso, e allora non sa che pesci pigliare sto povero ragazzo. Cosa fa? Va dai saggi della città, che nel musical sono con queste voci scurissime, e allora loro, che sono terrorizzati dalla carica critica della predicazione di Gesù, capiscono che in questo pischello, questo Giuda, è una perfetta arma per riuscire a dominare e a eliminare il nostro Messia. E infatti lo convincono che effettivamente Gesù sta un po' esagerando, è fuori controllo, va arrestato per il suo bene, e quindi come ricompensa per tale servizio i sacerdoti danno 30 denari. Questo è il prezzo del tradimento. Andiamo all'epilogo. Gesù è imprigionato e processato come un malfattore, ma Giuda capisce che ha fatto fare alla persona che più amava la peggior fine si potesse immaginare. Allora, ingannato dai sacerdoti, gli dice: voi siete i traditori, e getta ai loro piedi quei 30 denari e va a impiccarsi. Come i melodrammi più foschi, questo musical finisce molto male, ma non possiamo finire così, perché il messaggio è immensamente pieno di speranza, e la melodia più memorabile di tutta questa grande saga è grandiosa come il suo protagonista, un superstar. Thank you.
su Leon Park. Vieni Ingrid, perché adesso dobbiamo parlare della grande serata che Rai 1 si appresta a vivere, perché questa sera, in prima serata alle 20.35 su Rai 1, in diretta dal Globen Arena di Stoccolma, andrà in onda la 61esima edizione dell'Eurovision Song Contest, e a rappresentare l'Italia per noi ci sarà Francesca Michelin, reduce dei successi di Sanremo, con No Degree of Separation, e a commentare ci sarà un grande personaggio, un grande volto di Rai 1, un amico che salutiamo con piacere, Flavio Insinna, assieme a Federico Russo. Siamo 20:35, Rai al mondo. Più di 50 paesi collegati, visto da tutta Europa, Cina, Australia, quest'anno anche l'America, perché ci sarà un grande ospite internazionale, Justin Timberlake. Noi siamo qua a raccontarvi Stoccolma ormai da qualche ora, da qualche giorno. Tra l'altro non so se l'avete visto alle mie spalle, l'avrete sicuramente riconosciuto, non ha bisogno di presentazioni, il grandissimo Björn Borg. Siamo riusciti a pescare qua a Stoccolma. Allora, siccome già da 36 ore sono qua e lo svedese è abbastanza facile da masticare, volevo in svedese così chiedere a Björn Borg, per chi tifa, Björn Borg, Europa-Dolikets pare arrivati Italia sabato in... Ciao, sono Björn Borg e anch'io stasera voterò per Francesca Michelin. Vedi, anche lui, voglio dire, accento un po' svedese, però... Vota e fai votare Francesca Michelin. Giustamente, lui sta invitando tutto il pubblico. Il grande Björn Borg, c'è l'applauso per te. Europa Dolikets vuole l'applauso sabato in... Grazie. Invita tutto il pubblico internazionale a votare per Francesca Michelin. Votate perché... per Francesca Michelin, perché? Perché gli italiani non possono votare l'Italia. Per l'Italia, no? Non si può votare per il nostro paese, si può votare per tutte le altre nazioni. Quindi Francesca dovrà essere votata da tutte le altre nazioni. Quindi se avete amici all'estero, invitateli a votare per Francesca Michelin. E anche se abitate vicino al confine, verso l'orario del voto, uscite, Chiasso, Mentone, andate da là, e rivotate. Ecco. È una buona idea, Björn Borg. Grazie. È un'idea a cui non avevo pensato. È un grande show, ci sono 26 finalisti. L'ho pensata io per te. Infatti, sì, 26 Flavio, finalisti. Flavio Federico! Flavio Federico, ma quali sono gli artisti favoriti questa sera? A parte la nostra Francesca Michelin, che insomma stiamo incrociando tutte le dita. Allora... Giusto, incrociamo le dita, quindi Francesca, l'unica cosa che possiamo dire è che è molto apprezzata, perché qua è uno show incredibile, questa è una sala stampa, guardate quanto è grande, ci sono un sacco di prove, un sacco di camere, un sacco di persone che lavorano dietro a questa macchina che è immensa, e quindi già insomma ci sono un po' di voci, si vede la risposta del pubblico, e Francesca è molto ben voluta. Tra i possibili favoriti... Sì. Si parla bene della Russia, dell'Ucraina, tuo, Federico Russo, di nepotismi antichi, della Svezia che gioca in casa, quindi insomma non facciamo troppi pronostici, ci perché poi sarà tutti come a Sanremo, diciamo che vincono, come Toto Cutugno, e poi rimane sempre secondo. Vince Toto, vince la Russia, vince la Svezia, vincono tutti. Ma scusate, un grande show, non soltanto per la tanta musica europea sul palco, ma anche per Justin Timberlake, come vi dicevo prima, che sarà il grande ospite per la prima volta, la sua prima mondiale del singolo Can't Stop the Feeling, per la prima volta sul palco con il suo nuovo disco, e insomma un'esibizione medley che abbiamo visto in prova. Peli dritti. Pazzesco, vero Björn? Peli dritti, sì. E allora a questo punto, Can't Stop the Feeling. Buon lavoro, ragazzi! Si può fermare il sentimento. Buon lavoro anche a voi, mi raccomando, seguiteci. Assolutamente, 35 20 e 30. Su Rai 1 inizia la diretta dell'Eurovision Song Contest, la finale del 2016. A Stoccolma. Un grazie. Saluto, ciao Federico, e salutatemi quel Borg che assomiglia tanto a Francesca Michelin. Infatti, buona c'è serata. Una certa somiglianza, grazie. Bocca ancora. Lungo. Per Francesca Michelin. Noi ci si rivede domani mattina invece. 6:30 con una mattina in famiglia. Buon sabato. Buona serata a tutti, ciao. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuno.
lasciarti andare mai, tutto torna prima o poi, i sorrisi, gli occhi accesi e il sole in faccia, vai e guarda oltre finché puoi, oltre le barriere, oltre l'ultimo respiro, mai non lasciarti andare mai, resta sempre quel che sei e vedrai che in questa vita tutto torna. Giorni di silenzi che nessuno ascolterà, con il cuore appeso a un filo starai lì a difenderti da tutto e tutti, perché in questa vita vince solo chi sa essere migliore. Mai non lasciarti andare mai, tutto torna prima o poi, i sorrisi, gli occhi accesi e il sole in faccia, vai, non lasciarti andare mai. Vedrai che in questa vita non è mica già finita, tutto torna prima o poi. Il camion è quasi pieno, stanno per andarsene. Bruno. Bruno, stai bene? Scusa, come dici? È successo qualcosa? Perché hai quella faccia? Hai ragione. A volte mi capita. Stavo ripensando a quello che mi è accaduto. Credo di aver sprecato il mio tempo con qualcuno che non mi meritava. Non riesco a lasciarmi il passato alle spalle per andare avanti. So molto bene cosa vuol dire vivere un momento difficile. Ma so anche che il tempo è sempre la miglior cura. Purtroppo non credo che sia sempre vero. Tenere la mente occupata intanto può aiutarti. Sei sulla strada giusta. Scusa, non voglio angosciarti con i miei problemi. Non mi stai angosciando e non ti devi scusare di niente. Mi dispiace solo di non poterti aiutare di più. Non sai cosa darei per avere la tua forza di volontà. Grazie per il sostegno. Lo so che me ne sto qui a piangermi addosso, ma questa è una grande opportunità per me. Anche piangere può aiutare, a patto che non inizi a farlo in continuazione. Con te accanto però sarà più facile. Allora, continuiamo a caricare il camion? Facciamo così. Tu vai e io finisco di caricare il camion. Non se ne parla neanche. Lo faccio volentieri. È un piacere poter ricambiare la tua generosità. Mi fa sentire un po' meglio. Sicuro di farcela? Se è così, allora accetto con piacere. Mi sono accorta che ho lasciato il telefono a casa, sono un po' in ansia. So che può sembrare strano, ma mia madre non sta molto bene e potrebbero chiamarmi alla casa di riposo. Ormai è quasi impossibile vivere senza telefono. Sembra che ci manchi una parte di noi. Già. Grazie ancora, Bruno. Allora vado a prendere le mie cose. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Ti aspetta una bella litigata a casa. Buongiorno. Che cosa nascondi lì dietro? Si vede così tanto che sto cercando di nascondere qualcosa. Un pochino. Grazie, sono bellissimi. Non tanto quanto qualcuna che conosco. Grazie, ma non ce n'era bisogno, Riccardo. No, è solo un modo per poterti dire che mi dispiace per quello che è successo ieri. Tu non stai sbagliando niente. Ma io non sono ancora pronta. E per quanto riguarda ieri è stato solo un malinteso, ma è tutto a posto. Sono d'accordo. Beh, grazie per la sorpresa. Ti prego, Riccardo. Ciao. Tutto bene? Sì. Diciamo di sì. Perché? Hai provato a chiamarmi? Ho dimenticato il telefono qui a casa. Sì, lo so. A proposito, prima ti è arrivato un messaggio.
E l'ho letto perché poteva essere qualcosa di importante. Di chi era? Era di un certo Bruno. Ha scritto che sei la luce nella sua vita. E molte altre cose del genere. Cosa? Ma non ha senso, eravamo entrambi al volontariato, non aveva motivo di inviarmi un messaggio. Non so, forse l'ha inviato prima di vederti. È qui, leggilo anche tu. Amore, Bruno è una persona semplice, ma è buono, te lo posso assicurare. Tu perché hai letto il messaggio? Te l'ho detto, amore, perché poteva essere importante, non lo so. Io e te non ci siamo mai nascosti niente. Anche tu ogni tanto hai risposto al mio telefono. Senti, non litighiamo per questo, per favore. Bruno non significa niente per me e non dobbiamo stare qui a discutere per causa sua. Sì, hai ragione, amore mio. Lo so, ma sono successe così tante cose che mi hanno reso un po' nervoso. Noi stiamo per sposarci. Pensa a questo. Ora non ci ostacolerà nessuno, saremo felici. Vado, sto facendo tardi. Scusa, Sheila, e la cena? Beh, aspetta che torni e poi appena arrivo preparo una frittata o qualcos'altro. Va bene. Tesoruccio, sai che cosa potresti fare? Potresti accompagnarmi tu all'allenamento. Mi piacerebbe, ma devo preparare un processo che inizia domani. Ah, a volte mi dimentico che sei dottore e che devi lavorare tutto il giorno. Senti, oggi no, ma promettimi che un giorno di questi vieni a fare il tifo per me. Sheila, certo che te lo prometto. Va bene, allora anche se non vieni dopo ti dedico un bel gol. Vado, a dopo, amore. A dopo. Fai il bravo. Avrei voluto preparare io la cena, ma cucinare non è mai stato il mio forte. Potresti imparare adesso a cucinare. Se vuoi saperlo, non sono mai stata brava in cucina. Oppure non hai mai provato veramente. Cucinare ti aiuterebbe a distrarti quando sarai a casa da sola. Devi sfuggire alle tentazioni. Sai che Paola ha buttato tutte le bottiglie? Non c'è più neanche una goccia di alcol in casa. La prova più grande inizia adesso, Adelaide. Stare sola in casa senza nessuno che ti controlli. Senza nessuno che ti impedisca di bere. Già. Ah, mia sorella. Fai pure. Pronto, Francisca? Sì, sto bene. Sono qui con Sara, che è venuta a cena da me. Stiamo facendo due chiacchiere. Certo che sono felice di avere compagnia nella mia prima sera qui. Va bene, se ho bisogno ti chiamo. Tranquilla, ci sentiamo. Tua sorella si preoccupa molto per te. È raro incontrare persone come lei. Soprattutto per come l'ho trattata. Posso servire la cena? Va bene, Paola. Con permesso. Andiamo a tavola? Sì. Allora, tesoro, sei già arrivata? Sì, sono entrata in casa proprio ora. Volevo sapere se hai parlato con zia Adelaide. Come va la prima sera a casa? Ah, sono contenta. E tu hai già incontrato Daniel? Di sicuro busserà alla porta a momenti. Come se il suo lavoro fosse bussare alla mia porta. In realtà spero che non si faccia vedere. Non ho nessuna voglia di vederlo. Ma no, dico sul serio, mamma. È la pura verità, te lo giuro. Va bene, ci sentiamo domani, ok? Un bacio, buonanotte. Buonasera. Ciao, Domingo. Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato bene. Come vanno le cose qui? Come sempre, va tutto benissimo. Mi ha fatto bene stare qualche giorno a Lisbona. Ma sono sicuro che è felice anche di essere tornata a casa. Papà, non voglio la minestra. Ma devi mangiarla perché la minestra fa bene. Uffa. Perché mamma non ce n'è insieme a noi? Perché no? Quando viene a vivere con noi, mamma? Perché? Ha detto che sarebbe tornata qui. No, però adesso è tornata. Perché non può?
Perché io e la mamma non stiamo più insieme. Ricordate quando avete detto che dei vostri amichetti hanno i genitori separati? Sì. Ecco. Per noi è la stessa cosa. Noi due siamo separati. E non tornate insieme? No. Ma questo non vuol dire che non vi vogliamo bene. Vi amo immensamente. Armando, stai mangiando pochissimo, che ti succede? Non è successo niente. Ah. Sto mangiando così per sentire meglio il sapore. Ah, va bene. Ah, che male. Aiutami, Geraldina. Armando, dimmi immediatamente che cosa sta succedendo, mi sto preoccupando. No, amore mio, non lo so, forse ho fatto... Anzi, di sicuro ho fatto un movimento brusco lì nella serra. Sarà stato quello, ma va tutto bene. E perché non me lo hai detto prima? Beh, tesoro, perché so che tu poi inizi a tirare fuori tutte quelle cremine, pomatine, rimedi naturali. E lo sai che a me non piacciono tutte quelle scemenze. Con me non funzionano. Io so cavarmela da solo. No, va bene, fai come ti pare, ma poi non venire a lamentarti. Perché non sopporti il dolore? Mi fa male tutto, non ce la faccio più, tesorino, aiutami. Amore, ma cosa dici? Io sono un uomo, gli uomini non si lamentano. Ti sei sposata con me già due volte, lo sai come sono fatto. Io sono un uomo. In tutto e per tutto. Fai a modo tuo e poi vediamo che succede. Ora basta, cambiamo argomento. Anche se sono molto interessante, non dobbiamo stare sempre a parlare di me. Questa è bella. Dimmi te, amore, com'è andata la riunione, quella del matrimonio? Dai, raccontami. È andata benissimo, hai fatto bene a chiedermelo perché io sto organizzando la cerimonia più bella dell'anno. Anche meglio del nostro secondo matrimonio? Allo stesso livello, ma in un altro stile. Oggi abbiamo avuto talmente tante idee fantastiche ed è impossibile che non sia l'evento dell'anno. Anche se non si terrà in chiesa, perché quello sciocco di Joao si è già sposato in chiesa la prima volta con quella strega di Diana. Adesso manca solo il secondo matrimonio di Gastao. È già andato a vivere insieme a quella ragazza, come si chiama? Scilla. Vivono insieme da un po', no? Sheila. Si chiama Sheila. Giusto. Beh, io gli auguro che le cose gli vadano sempre bene. Tranquilla che ad andare vanno e come se vanno. Quella ragazza è una forza della natura e io non so come fa Gastavo a soddisfarla. Avanti ragazze, correte, bisogna togliere il grasso da quelle cosce. Casomai le cosce grasse ce le ha la tua donna, questi sono tutti muscoli, non ce li hai gli occhi? Le mie cosce sarebbero grasse, tu non sai come sono fatte le cosce grasse. Sentite nessuna le cosce grasse, cercavo solo di spingervi a impegnarvi di più nella corsa. E tu pensi di incoraggiare una donna dicendole che è grassa, cafone? Ha ragione, Cesar, certe cose a una donna non si devono dire. Volevo solo farvi accelerare il passo, basta, correte di più e guarda, parlate di meno. Guarda che se ti rivolgi a noi in questo modo non faremo mai quello che dici. Questa volta sono d'accordo con Marisa. Vuoi che corriamo più veloci? Ce lo chiedi con calma e buone maniere. Bene, ragazze, adesso accelerate il passo. Accelerate, veloci, veloci, più veloci. Ah, veloci, 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 su! Ma perché? No! Infatti, ormai abbiamo preso il ritmo, scusa! Ma basta, ragazzi, dovete fare quello che vi dico. Serve tutto a potenziare il vostro allenamento. Non mi interessa, io non ho voglia di correre più veloce. Hai ragione, non va neanche a me. Va bene, ragazzi, basta con tutte queste chiacchiere, fermatevi. Adesso vi dividerò in gruppi e inizieremo con i palleggi, tutto chiaro? Forza, Marisa, tu va con loro tre e tu, Sheila, con le altre due.
Ah, è venuta a assistere, signor Amaral. Presidente. Scusi, signor Presidente, scusi. Oh, no, non si preoccupi. Allora, come sta andando l'allenamento? Sta andando benissimo. Abbiamo finito il riscaldamento e adesso iniziamo gli esercizi con il pallone, è chiaro? Bene. Sono curioso di vedere le nostre ragazze allora. Senti un po', Marisa, chi è quel ciccione? Ah, certo, quello lì è il presidente della scuola calcio. Cerca di non essere maleducata. Non essere maleducata. Io lo prendo a calci se non la smette di fissarci. Altro che maleducata, sei una teppista. Sarò anche una teppista, ma se non la smette di guardarci, gli faccio vedere io. Giuro. Muovetevi. Forza, forza, ragazze. Allora, venite qui. Lo schema è quello dell'altra volta, ve lo ricordate? Tu vai da quella parte e tu preparati invece Andiamo, lì. Ricominciamo, ragazze. Forza, dai, adesso cominciamo la partita. Ciao, Sandra. Tutto bene, Sandra? Sì, bene. Ho servito tutti i tavoli. Perfetto. Allora ne approfitto per fare due chiacchiere con te, va bene? Perché? Ho fatto qualcosa di male? No, non è successo niente. Ci mancherebbe. Ma ecco, volevo parlarti per chiederti scusa per tutto quello che sopporti qui al lavoro. Mi riferisco a Cesare, che ti attacca di continuo. Tranquillo, signor Alvaro, lei... Ma io voglio fare scusa. Sono il vostro capo e non dovrei permettergli certi comportamenti. Ma sai quanto è difficile tenere a bada Cesare, no? Lo ripeto, non mi chieda scusa. Cesare è fatto così, non possiamo... È fatto così, ma non è giusto, Sandra. Soprattutto adesso che sei così, così fragile per via di quella brutta storia dell'aggressione. Non posso neanche essere considerata una vittima per sempre. Domani andrò dallo psicologo. Ah, davvero? Sì, perché spero che le cose con il tempo migliorino e... Certo. È certo che le cose miglioreranno, ne sono sicuro. Sono molto contento della tua decisione. Infatti, le devo chiedere un grande favore. Domani mi dovrei assentare all'ora di pranzo per andare alla seduta. È un problema? No, Sandra, che domande. Puoi, anzi, devi andare. Non è un problema per me. E ti dirò di più. Se ti va, puoi andare qualche giorno ad Alentejo, stare con tuo padre e riposarti. Forse ti farebbe bene. Grazie, ma preferisco di no. Adesso la mia vita è qui e... ed è qui che devo risolvere i miei problemi. Come vuoi tu, Sandra. Come vuoi tu. Per me non ci sono problemi. Devo confessarlo, mi è mancata la tranquillità di questa casa. E ovviamente di tutti voi. Anche noi qui abbiamo sentito la sua mancanza. Come stanno andando le cose al frantoio? Tutto bene, non si preoccupi. Sì, è tutto sotto controllo. A parte il fatto che non ricordo tutto. Ma credo sia normale, sono all'inizio. Bisogna darsi il tempo di imparare le cose nuove. Lo penso anch'io. Sì, ma sta attenta a non usare questa come scusa. Lo so, ma non è molto che lavoro al frantoio. Dammi tempo e diventerò bravissima. È colpa tua se non sono ancora tornata a Lisbona. Non riesco ad andarmene. Devo dirglielo, mister. Le ragazze si impegnano molto, si vede. Ma sono un po' indisciplinate. No, le vede così. Sono dei diamanti grezzi. Presto, con un po' di impegno, con pazienza e lavoro, miglioreranno. Vedrà. Sa che è quello che mi aspetto di vedere. Il mio motto è sempre lo stesso, è vincere sempre. Vincere tutto, vincere. Le prometto che arriveremo più lontano di quanto pensa. Vincere sempre. Certo. E per farlo, sa di cosa hanno bisogno? Di metodo. Certo. Di metodo. Metodo. Solo così saranno una vera squadra. In questa fase le ragazze si stanno conoscendo meglio. Conoscersi meglio. Stiamo lavorando spirito sullo di spirito di squadra. Guarda dove vai! Assassina! Scusi, tu devi guardare dove vai, mica posso interrompere l'azione perché ti metti tra i piedi. Stavo correndo per i panni miei, mi avresti vista. Basta, ragazzi, basta! Smettetela! Non voglio discussioni durante gli allenamenti. L'unica persona che può alzare la voce qui sono io, perché sono il mister, d'accordo? Esatto, esattamente. E colgo l'occasione per dire alla ragazza qui... La ragazza, come ti chiami? Sheila Baptista! Ecco, mia cara, ti ho vista. E devo dirti che la tua è stata un'entrata ai limiti delle regole del gioco. Io mi azzarderei a dire, se il mister me lo permette, questa entrata è stata assassina. Assassina? Ma
Ma questo vuole che gli tiri due pugni in bocca? No, Sheila, tu non fai proprio niente a nessuno, chiaro? Questo signore qui davanti a te è il presidente della scuola calcio, hai capito? Lo devi rispettare. Perché se lui non rispetta me, come si permette di chiamarmi assassina? Non siamo amici, non ci conosciamo, devo rispettarlo. No, Cesar, togli subito le mani da quella sciaccia. Ma questa sei tu, brutta faccia da cavallo. Adesso basta, Sheila, smettila. Va a farti la doccia, non ti permetto certe cose. Non posso tollerare questo comportamento. Va a cambiarti e basta. Vai. E accidenti, mi dovete rispettare. Io sono l'allenatore, è chiaro. Stanno sempre a litigare quelle due. Ricordatelo. Beh, allora io adesso prendo il posto di Sheila, signor presidente. Mi dispiace per questa situazione. No, non deve scusarsi. Non vuol dire cose che non pensano. Ma può succedere mentre si gioca. Comunque stia pure tranquillo, perché qui ho tutto sotto controllo. La situazione è sotto controllo. Può andare via tranquillo, tranquillissimo. Certo, sì. Certo. Bene, dov'è il pallone? Allora io... Sì, non si preoccupi, vada. Noi continuiamo ad allenarci, vada. Attento, la palla! Ma sei impazzito! Puoi andare, grazie. Di niente, hai bisogno di qualcos'altro? No, Paola. Con permesso. La cena era squisita e la compagnia anche meglio. Grazie mille per l'invito. Sono io a ringraziarti, Sara. Non volevo essere un peso per mia sorella e tantomeno per i miei nipoti, ma avevo paura di passare la prima sera da sola. Quando hai bisogno di me devi solo chiamarmi. Vedrai che ogni giorno otterrai una piccola vittoria. Ma come ti ho già detto, è importante che tu ti tenga occupata e che ti distragga. Infatti stavo pensando di organizzare una festa per celebrare il mio ritorno a casa, magari domani sera. È un'ottima idea, ma ce la farai in così poco tempo? Certo, c'è Paola qui con me, mi darà una mano. Allora è perfetto. Mi farebbe piacere se venissi, ma non voglio monopolizzare le tue serate. Non ho intenzione di perdermi la festa. E il video è già pronto? No, ma ho qualche bella idea. E voglio cominciare domattina. Ce n'è voluto, ma finalmente si è addormentato. Quel bambino è pieno di energia. È eccitato all'idea che ora ho più tempo per stare con lui. Che bello. Anche io sono eccitato per queste vacanze. Anch'io. Finalmente passerò un po' di tempo con la mia famiglia. Quest'ultimo periodo è stato molto difficile per tutti quanti. Soprattutto per David. Non è ancora abbastanza grande per capire quello che è successo. Forse hai ragione tu, ma sta reagendo molto meglio di quanto pensassi. E adesso, per chiudere definitivamente questa storia, manca che il tribunale mi dia l'affidamento esclusivo di David. Poi tirerò un bel sospiro di sollievo. Devi avere pazienza. Tesoro, guardami, voglio vederti sorridere. In fondo siamo in ferie, non è bellissimo? Non passeremo delle bellissime giornate, ci voleva una pausa. Vuoi stare lontano dal ristorante? Sì, così? Ma solo perché così avrò più tempo per stare insieme a te e a David. Come una famiglia. Una famiglia fantastica. Arrivederci, grazie mille. Spero di vedervi presto. Certo. Torneremo sicuramente. Grazie. Arrivederci. Buonanotte. Bravo, Tiago. Ti hanno fatto tutti i complimenti. Come prima sera non sono andato male, eh? Direi proprio di no. Se vuoi andare non c'è problema, chiudo io insieme a Joao. È un po' tardi per andare da Sandra. L'ho chiamata per dirle che andavo a prenderla. Ma ha detto che il signor Alvaro stava chiamando un taxi per accompagnarla. È meglio che si riposi. Domani andrà per la prima volta dallo psicologo. Ah, mi fa piacere, allora l'hai convinta. Spero che risolva qualcosa. Io non so che altro fare. Pubblicità. La storia della lira nella Repubblica Italiana. La collezione degli ultimi esemplari della lira in oro coniata dalla Zecca dello Stato.
e le banconote della lira. Per informazioni sulla lira chiamate l'894 6090 e tutti riceverete in omaggio il giornale della lira. 894 6090. Pubblicità. Contro le micosi delle unghie puoi provare Dermovitamina Micoblock. Evita ingiallimento, caduta e sfaldamento, facilitando la guarigione. Francesca Michelin all'Eurovision Song Contest. Siete pronti a tifare Italia? Per la prima volta Rai 1 ospita l'evento pop dell'anno, uno show unico, con oltre 200 milioni di telespettatori. In diretta dalla Globe Arena di Stoccolma, Federico Russo e Flavio Insinna presentano Eurovision Song Contest, questa sera alle 20:35 su Rai 1. Hai mai cercato un hotel online? Hai notato che per la stessa identica camera trovi tanti prezzi diversi? Trivago ti facilita il compito e confronta le offerte di oltre 700.000 hotel da più di 200 siti. Invece di cercare per ore e spendere una fortuna, con Trivago trovi facilmente l'hotel ideale al miglior prezzo. Ricorda, Trivago ti mostra tutte offerte diverse per la stessa identica camera. Così hai la certezza di trovare il tuo hotel ideale al miglior prezzo. Su Trivago. Hotel? Trivago. Vuoi stare in forma con la tua musica? Da Expert c'è My Sport & Music, orologio sportivo TomTom Spark Music con musica integrata, più auricolari wireless Bluetooth JBL con microfono a soli 299 euro. Grazie! Expert! Gli esperti siamo noi! Passa! Passa! Passa, passa! Passa! Passa parola! Passa! Passa! Passa parola! Leggi. Segna un punto a tuo favore. Passaparola. E che succede nella prossima puntata? Si è risvegliata dopo 4 anni. Io devo vederla. Fino a qualche anno fa non avevo dubbi che fosse stata lei. E sulla coppia fissa? È un ex garage, un piccolo loft. Capisci? Un garage. Loft, ha detto. C'ha l'umidità del garage. Ci starei lavorando. Pensi di batterla? Il carciofo che balla con lei? Sicuramente. Vabbè, ma non ve posso raccontare proprio tutto. Quanto hai speso in farmacia? 94 euro! Buone ste medicine. Salti in bocca alla romana. Gigi Proietti in Una pallottola nel cuore. Ci risiamo, eh? Domani alle 21:30, Rai 1. Mi raccomando. È tardissimo. Non vuoi andare a riposarti? Non riesco a dormire. Ho la testa piena di pensieri. Vorrei solo riuscire a ricordare qualcosa, anche qualcosa di insignificante. E vorrei che non fosse successo quello che è successo tra di noi. Non è successo niente tra noi. È stato solo un malinteso, sei stata tu a dirmelo. L'ho detto. Ma il problema è un altro, Riccardo. Ho capito che non riesci a fidarti di me. Tu, l'unica persona che si è preoccupata per me e che mi ha aperto la sua casa. La nostra casa. Questo posto è anche tuo. Anche se non ti piace l'idea. Oggi non ho messo il naso fuori casa. Ho passato la giornata a guardare tutti gli oggetti cercando di ricordare qualcosa. Ma niente. Per me è molto importante far riaffiorare qualche ricordo. E so che è importante anche per te.
Penso che non dovresti sforzarti troppo nel cercare di recuperare la memoria, o finirai col sentirti frustrata. Lo so, ma sento un tale vuoto dentro di me. Ci sono tante cose che fanno parte di me. La mia infanzia, i miei compagni di scuola, il mio primo bacio, sono veramente tante cose. Lo capisco perfettamente, posso immaginare quanto ti faccia stare male non riuscire a ricordare niente. Ma c'è una cosa che ti posso garantire. Ho fatto di tutto per conquistarti. E ho sempre lottato per il tuo amore. E questo come può aiutarmi a ricordare qualcosa? Magari non ti aiuta a ricordare, ma a fidarti di me sì. Mi fido di te. Sei stato così buono con me. Tutto quello che voglio è che tu ti senta al sicuro con me. Sono esausta. Non ti sei fermata un secondo da quando ti sei svegliata. Perché non vai a fare un bagno? Ti aiuta a rilassarti. E infatti lo vado a fare subito. Vieni con me. Ti raggiungo. Buonasera. La signorina Nogueira è in casa? No, non c'è. Potrebbe ritirare questi al suo posto? Certo. Allora può firmare. Aspetti, ecco, scusa. Dove firma? Qui. Ecco, grazie. Grazie e buona giornata. Era da molto tempo che non incontravo qualcuno come te. Sei stata una luce nella mia vita. Wow! Arrivo! È stato bello vedere Sidente mentre rimproverava Sheila, vero? Finalmente qualcuno l'ha messa al suo posto, visto che tu non ne hai il coraggio. Cosa? Chi dice che non ho coraggio? Stai forse mettendo in dubbio le mie capacità di leader della squadra, tesoro? Mi dispiace, ma sì. Perché purtroppo quella è una sciacquetta e tu non sei capace neanche di sgridarla. Ah, non dire queste cose, sai che non è così. Tutte voi dovete ancora imparare a giocare bene ed è normale che ogni tanto qualcuna si risenta, no? Come ti permetti di mettermi allo stesso livello di Sheila? Perché stai difendendo la sciacquetta? No, non sto difendendo nessuno, sei dura di comprendonio. Sto dicendo che non posso fare trattamenti di favore a te che sei la mia donna, lo capisci? Le capisci? Sai che cos'è che capisco? Che sei un rammollito incapace di tenere testa a Sheila, ecco! Marisa, ma scusa! Marisa, non andartene mentre ti parlo! Marisa! Marisa, per favore, non fare così e stammi a sentire! Marisa! No, non aggiungere altro, ho ascoltato abbastanza per oggi, adesso basta! Io sono la tua donna, Cesar, e tu allora che fai? Difendi me? No! Stai sempre dalla parte delle ma altre! Ma non è vero, Meluccia mia, te l'ho già detto! Io non posso fare favoritismi, non posso! Ma non puoi nemmeno penalizzarmi! Ieri Sheila mi avrebbe uccisa, come ha detto il presidente, e tu non sei intervenuto! Bene, auguro il buongiorno anche a voi, ragazzi! Buongiorno, Graziete, scusa, ma quando ci si mette Cesar riesce a farmi saltare i nervi e non ragiono più! Ah, non devo solo allenare quel gruppo che non può essere definito squadra, devo anche sentirmi dire certe cose! Sai che ti dico? Che il mio fidanzato, che ha così tanta paura di venire accusato di favoritismi, fa esattamente il contrario. Sta sempre, sempre dalla parte delle altre. Queste sono calunnie, Marisa, sono calunnie. Ah, sono calunnie? È così?
Allora dimmi una cosa. Se il presidente non l'avesse ripresa ieri, tu avresti cacciato Sheila dal campo, eh? Questa cucina è molto movimentata stamattina. Cesar, mamma è la migliore, devi difenderla. Vedi? La bambina capisce più di te. Mi piacerebbe molto continuare a sentire la vostra discussione, ma adesso devo proprio uscire. Vai al lavoro oggi? Sì, perché domani devo fare gli esami di routine e non potrò andare. Allora fai presto, esco insieme a te. Cesar, porta tu la bambina a scuola. Non posso, sto facendo tardi. Come? Va bene, la porto io. A stasera. No, appoggia questa tazza. Andiamo, forza. Marco, sbrigati, dobbiamo uscire, è tardi. Ma che sta facendo, accidenti? Ehi, senti qui, quanto profumo ti sei messo? È per un'occasione speciale o... No, è un giorno normale. Un giorno normale, sì, va bene. Ti sei riempito di profumo, dai, andiamo, che tempo. Ho solo messo un po' di profumo, qual è il problema? Non è un problema, ma come mai te ne sei messo così tanto? Non dirmi che è per quella ragazza con tutti quegli anelli con cui sei venuto al bar. Veramente ha un nome, si chiama Petra. Ok, ho capito, ed è il motivo. Senti, Marco, sta attento, non voglio che frequenti cattive compagnie. Perché voi due non riuscite a fidarvi di me? Solo un pochino, ci vuole così tanto. Non è per questo, tuo padre è preoccupato per te, è tutto qui, non reagire male. E invece reagisco male. E poi sono stufo del fatto che non vi fidate di me. Lei è una ragazza giudiziosa. E non è come pensate. Se fosse giudiziosa come dici tu, indosserebbe soltanto gli orecchini, chiaro? Giudiziosa. Vai a trovare Diana? Non lo so ancora, ma avrei voglia di farlo. Secondo me faresti un errore, Katarina. Ma nell'abbiamo già parlato dell'argomento. Se davvero Diana ha perso la memoria, forse anche lei ha un'opportunità per ricominciare da capo, per riparare a tutto quello che ha fatto. Niente può cancellare quello che ha fatto. Forse hai ragione tu, ma non me la sento di abbandonarla. Non capisci che lei non cambierà mai? Sento già la mancanza della vita al ristorante. Ieri è stato così bello. Certo. Non saresti dovuta andar via dal ristorante. Sì, tante cose non sarebbero dovute succedere, ma sono successe. Amore, dobbiamo guardare avanti, sei d'accordo? Sarebbe tutto più facile se mia madre fosse qui con me. Tua madre si riprenderà di sicuro. Non perdiamo la speranza. Voglio andare a trovarla, anche se mi fa male vederla in quella casa di riposo. Lo so, amore, ma è la soluzione migliore per lei. È normale che ti faccia male. È lì da poco tempo, ma non poteva stare in un posto migliore di quello, date le sue condizioni. Non mi abituerò mai all'idea. Focalizzati sulle cose belle. Beh, devo andare al centro di volontariato. Ah sì? Come mai? Devo consegnare dei medicinali, ci ho messo un po' a metterli da parte. Finalmente posso darli in beneficenza. Dulce, io sto uscendo. Non preparare niente da mangiare. Più tardi ripasso e poi vado a casa di mia sorella. Sì, va bene, signora. A dirla tutta, mangiare da sola non mi fa impazzire. Ognuno ha preso la sua strada, vero? Infatti, solo non riesco ad abituarmi a vedere la casa vuota. Ma quello che conta è che stiano tutti bene. A più tardi. Arrivederci, signora. Scusi, signora, ha bisogno di qualcosa? Paola, non c'è bisogno di venire ora per vedere se sto bene. Mi dispiace. Tranquilla, è stata mia sorella a chiederti di farlo, vero? Sua sorella vuole solo il suo bene. Lo so, dille che sto benissimo. A cosa le serve? Adesso vuoi sapere troppo, non credi? Fa parte della mia nuova vita. Vai, ora puoi andare. Se ho bisogno ti chiamo. Certo, signora, con permesso. Ciao, mi chiamo Adelaide e sono qui per parlarvi di una dipendenza contro la quale sto ancora combattendo, l'alcolismo. Io sono la prova vivente che si può toccare il fondo e risalire se si hanno forza e determinazione. Molte volte, magari quando i nostri sogni si infrangono, siamo frustrati, ci sentiamo soli e finiamo col fare scelte sbagliate, facciamo del male a noi stessi. È quello che è successo a me. Ho fatto dell'alcol il mio migliore amico e della depressione il mio unico passatempo. Un passatempo che mi ha privata di tutto, niente aveva più senso. Ma eccomi qui. È per questo
che voglio offrirvi il mio aiuto. Non voglio che vi accada la stessa cosa. Sappiate che è possibile prendere di nuovo in mano il proprio destino e tornare ad essere felici. Gli alcolisti anonimi sono un buon punto di partenza. Certamente all'inizio, quando si arriva, si è sempre un po' restii e non è facile fidarsi. Mi piacerebbe restare qui con te, ma devo andare al lavoro. Anche a me piacerebbe che restassi. Promettimi di stare tranquilla e chiamami se esci. Promesso. A stasera. Va bene. Buon lavoro. Pronto, Nuno. Sono io, Diana. Ciao, Diana. Che sorpresa, come stai? Novità? Certo, e sono buone, mi conosci. Sto mettendo da parte una montagna di soldi per rimodernare la fabbrica. No, facendo fuori Riccardo, la famiglia Caldas e Ribeiro sarà fuori dai giochi. Non preoccuparti per Riccardo, a lui penso io. Ma trova un modo di giustificare tutti i soldi che stai guadagnando. Certo che mi fido di te. Ti richiamo per sentire altre novità. Va bene. A presto, ci sentiamo. Buongiorno! Buongiorno. Non mi dire che sei già stanca delle vacanze. No, ma volevo vederti, non posso? Certo che puoi. Prego. Ho accompagnato David a scuola e ho deciso di passare qui prima di incontrarmi con Jimmy. Ti va un caffè? No, grazie, l'ho già preso, non voglio farmi venire l'attachicardia. Allora come te la passi? Come vanno i preparativi per il matrimonio? Raccontami tutto. Siamo a buon punto, Jimmy sta proponendo di tutto e io sono molto soddisfatta. Adesso il giorno delle nozze si avvicina e inizio a sentirmi un pochino nervosa. Ines, non devi esserlo, ti sposi. No, lo so. Qualcosa mi dice che questa volta andrà tutto bene. Buongiorno. Ciao. Ciao, Andrea. Da quanto tempo? Hai ragione. Purtroppo con la vita che faccio non riesco a passare di qui spesso quanto vorrei. Ma ho portato questi medicinali per farmi perdonare. Oh, non devi farti perdonare di niente. Ne ho altri in macchina, mi serve una mano. Certo, aspetta un attimo. Bruno? Bruno Cabral non è molto che lavora con noi. Bruno, il dottor João Caldas Ribeiro. Bruno potrà aiutarti. Molto piacere. Legami del cuore sono come musica. Apocalisse sta arrivando. Non tutti sopravvivremo. Non siete più studenti. Siete X-Men. X-Men Apocalisse. Jiko, se vuoi giocare da professionista, ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé. Siamo tutti ansiosi di vedere il suo magico stile di gioco. Pelé, al cinema. Tunisia, Libia, noi siamo con voi. A 2000 chilometri da voi. Non posso credere ai miei occhi. Voglio viaggiare con i miei migliori amici. E perché? Cari amici, ben ritrovati. Ecco i programmi previsti per la giornata di oggi.
Tra poco Lorena Bianchetti conduce a sua immagine Giubileo. Fa seguito Alberto Angela in Passaggio a Nord-Ovest, che ci parla dello stile di vita delle varie etnie nomadi della Mongolia, che è minacciato dalla crescente desertificazione del territorio. Alle 18.45 spazio a una nuova puntata del game show L'Eredità, condotta da Fabrizio Frizzi. Alle 20 il TG1 con gli ultimi avvenimenti, alle 20.35 Rai 1 ci propone in diretta da Stoccolma la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2016, commentato in diretta da Flavio Insin e Federico Russo. L'assalto al titolo europeo è partito, sarà Francesca Michelin a cantare per l'Italia con il brano presentato in gara al Festival di Sanremo, intitolato Nessun grado di separazione. E allora questa sera alle 20.35 da non perdere l'Eurovision Song Contest 2016, una grande festa della musica che dal 1956 mette insieme tutte le nazioni europee. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata in musica. Da luglio il canone TV sarà addebitato nella bolletta elettrica della casa dove si è residenti, cioè all'indirizzo che ogni utente ha comunicato al proprio fornitore di energia. È esentato dal pagamento del canone chi ha almeno 75 anni e un reddito familiare inferiore a 6.713 euro all'anno, oppure chi non possiede un apparecchio televisivo in grado di ricevere, direttamente o attraverso il decoder, il segnale digitale terrestre o satellitare. Non sono considerati apparecchi TV, tablet, smartphone, PC e altri dispositivi elettronici se non sono in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare. Chi non ha alcun apparecchio televisivo deve sotto la propria responsabilità comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio con un'autocertificazione che si può inviare via web o per raccomandato. Per maggiori informazioni consultare il sito canone.rai.it oppure agenziaentrate.gov.it. Il canone, tutta l'energia della TV. Elezioni comunali 2016. Si vota domenica 5 giugno dalle 7 alle 23. Domenica 5 giugno dalle 7 alle 23 si vota in oltre 1300 comuni di regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna. In Friuli Venezia Giulia si vota in 39 comuni dalle 8 alle 22. In Valle d'Aosta si vota in un solo comune, domenica 15 maggio, dalle 7 alle 23. Tutte le informazioni sulle elezioni e sul voto domiciliare assistito sono disponibili nella programmazione regionale della RAI, sui siti interno.gov.it, rai.it e sulle pagine di Televideo. Buon pomeriggio dal TG1. Ci sono persone molto attaccate ai loro animali domestici e poi non fanno attenzione alle sofferenze dei loro vicini. È l'immagine che Papa Francesco ha usato oggi per lanciare un nuovo appello contro l'indifferenza. Sentiamo Francesca Capovani. Anche noi siamo chiamati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà davanti a tante situazioni della vita. Udienza giubilare sotto una pioggia incessante per Papa Francesco, che invita i fedeli ad applaudire per gli ammalati che seguono il suo discorso e la sua preghiera su un maxi schermo all'asciutto in aula Paolo VI, e scherza. Non è facile fare l'applauso con l'ombrella in mano, eh? Oggi il tema è la pietà, non quella degli antichi per gli dèi o per gli anziani, cioè la devozione, né quella che si identifica con il pietismo. Che è solo un'emozione superficiale e offende la dignità dell'altro. E neppure quella che ci porta a provare compassione per gli animali che vivono con noi. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No, no, eh?
Insomma, il pontefice invita i fedeli ad una forma di partecipazione matura verso le sofferenze degli altri, di cui è emblema la figura di Maria. Il caso Pizzarotti, dopo la sospensione decisa dai vertici del movimento, è botta risposta a distanza tra il sindaco di Parma e Luigi Di Maio. Claudia Mazzola. Non molla Pizzarotti, eccolo, il giorno dopo la sospensione dal movimento al lavoro in comune. Continua a fare il sindaco di Parma come annunciato ieri e non molla neppure sul movimento, credo nei suoi valori, ha ripetuto più volte. Da vedere se sceglierà la strada del regolamento interno, 10 giorni a disposizione per presentare la memoria difensiva, teoricamente la sospensione potrebbe anche non trasformarsi in espulsione, oppure il ricorso in tribunale, ipotesi ventilata proprio dal sindaco. Il clima per ora è da resa dei conti, accuse e toni duri, il botta è risposta con Grillo, ci ha boicottati l'affondo del leader, sono irresponsabili, non possono governare, l'attacco di Pizzarotti, li ho cercati, non mi hanno mai risposto, a dimostrazione pubblica gli screenshot con gli sms a batteria inviati a Fico e a Di Maio, l'oggetto sempre lo stesso, ho bisogno di parlarvi, ed è proprio contro Di Maio che punta il dito, ma il vicepresidente della Camera non ci sta, pubblicare quei messaggi è di cattivo gusto, replica, ci siamo sentiti, ma lui ha taciuto per mesi e adesso abbiamo solo applicato le regole, non siamo il PD. A decidere la sospensione per aver tenuto nascosto al partito l'avviso di garanzia sarebbero stati direttamente Grillo e Davide Casaleggio. Una scelta che divide il partito, da una parte i duri e puri in pressing sul dissidente Pizzarotti, già delusi dalla gestione del caso Nogarin a Livorno, e i pragmatici sconfitti in questa occasione. Le nuove rotte dell'immigrazione, fermati 12 presunti scafisti a Palermo e Catania, sono egiziani e siriani, avrebbero guidato le imbarcazioni cariche di migranti che hanno attraversato nelle ultime 24 ore il canale di Sicilia. Sentiamo Davide Camarrone. Alla polizia 5 migranti soccorsi dalla nave Pelusa e trasferiti ad Augusta hanno raccontato una storia insolita. Erano stati prelevati dalle coste egiziane su dei gommoni trasferiti su una nave madre e da questa su un peschereccio che attendeva al largo. Un'autentica battuta di caccia per gli scafisti che in 10 giorni aveva fruttato 515 passeggeri paganti. Giovedì mattina, dopo 4 giorni di navigazione, erano stati soccorsi a quasi 200 miglia dalla Sicilia sulla rotta per Catania. Dopo i soccorsi il trasferimento di 342 ad Augusta sulla nave Pelusa e degli altri a Palermo, sulla Rio Segura. Mai successa prima una cosa del genere, hanno pensato gli investigatori del GICO e del gruppo Interforze. La procura di Siracusa ha subito inviato a Palermo le testimonianze e la procura del capoluogo ha trasmesso le foto scattate a bordo. 8 presunti scafisti, 7 egiziani e un siriano sono stati arrestati. Altri 4 egiziani sono stati fermati a Catania, accusati d'essere gli scafisti dei 285 migranti soccorsi giovedì su un altro peschereccio, partito anch'esso dall'Egitto. La sentenza definitiva sul rogo alla Thyssen di Torino nel 2007, si sono consegnati in carcere i 4 manager italiani condannati, per i 2 tedeschi tempi più lunghi. Giustizia è fatta, dicono i familiari dei 7 operai morti nell'incendio. Perla di Poppa. È in arrivo un mandato di cattura europeo per i 2 manager tedeschi della ThyssenKrupp, per i quali da ieri la condanna è definitiva. Harald Espenan, 9 anni e 8 mesi, e Gerald Prignitz, 6 anni e 3 mesi, potrebbero però vedere ridotta la loro pena. In base agli accordi giudiziari con la Germania, infatti, possono scontare la condanna nel loro paese, dove il massimo per l'omicidio colposo plurimo è 5 anni. Sono invece già in CE 4 dirigenti italiani dell'acciaieria tedesca, Marco Pucci e Daniele Moroni a Terni, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri alle Vallette di Torino. Gli ordini di carcerazione emessi stamattina dopo la decisione dei giudici supremi della Cassazione, confermate tutte le condanne dell'appello bis per le famiglie dei 7 operai morti nel rogo del dicembre 2007 e una liberazione dopo una vicenda giudiziaria travagliata lunga più di 8 anni. Finalmente stasera soffriranno anche loro un po', noi soffriamo da 8 anni. Una sentenza che per la prima volta manda in carcere i dirigenti, ma non restituirà ai familiari quello che hanno perso. La condanna è nostra comunque, l'ergastolo ce l'abbiamo noi. L'arresto del ginecologo Severino Antinori, secondo gli avvocati difensori del medico, la donna che ha denunciato una rapina di ovuli avrebbe chiesto di essere assunta come infermiera. La donna, una spagnola di 24 anni, inviò una lettera per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e il risarcimento per il danno subito, riservandosi contrariamente iniziative legali. Severino Antinori è da ieri agli arresti domiciliari a Roma.
Il colosso farmaceutico Pfizer ha annunciato che non fornirà più prodotti utilizzati nelle esecuzioni con iniezioni letali, una scelta che rischia di produrre un blocco delle pene capitali negli Stati Uniti. Giovanni Bocco. Storica decisione del colosso farmaceutico Pfizer, che non fornirà più sostanze per le iniezioni letali negli stati dove c'è la pena di morte. Pfizer, rivela il New York Times, controllerà rigidamente che i suoi prodotti non siano venduti ai penitenziari. Una ventina di aziende del settore avevano già annunciato iniziative simili e così l'esecuzione delle condanne capitali viene di fatto molto contrastata. Adesso gli stati che prevedono la pena di morte saranno costretti a procurarsi clandestinamente le sostanze letali. Tutti i farmaci approvati dalle autorità, infatti, non sono più in vendita. I tentativi di alcuni stati americani di importare sostanze letali proibite sono stati sempre bloccati dagli agenti federali e senza queste sostanze molti penitenziari hanno dovuto sospendere le esecuzioni. Oggi al Foro Italico di Roma, nel villaggio degli Internazionali d'Italia, si svolge la manifestazione Tennis and Friends dedicata a sport e salute. Quest'anno l'attenzione è rivolta all'ipertensione, controlli gratuiti della pressione arteriosa e indicazioni per un'alimentazione sana vengono assicurati da un team di specialisti del Policlinico Gemelli. Numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che sostengono l'iniziativa. Ciclismo, Gianluca Brambilla conquista la maglia rosa al Giro d'Italia. L'atleta azzurro ha vinto la tappa di oggi Foligno-Arezzo per distacco dopo una fuga di ben 166 chilometri, staccandosi in solitudine nel tratto sterrato della gara. Marco Mengoni in tour in Italia e novità assoluta, presto canterà anche in Europa. Il servizio è di Leonardo Metalli. Così sono partito per un lungo viaggio, lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso. Pronti, partenza via, è iniziato il Mengoni Live. So che fai delle apparizioni alla David Copperfield, delle cose, effetti speciali. Non so se alla David Copperfield, prima dicevamo della foto del cartellone, mi sento un po' 007 in un momento soprattutto del concerto dove praticamente raggiungo dal palco A, raggiungo il palco B. Questo sembra un po' il manifesto di un film, ma non è che state progettando un'impresa cinematografica? Beh, sicuramente questo è un grande film, il film della realtà, no? Che credo il film più bello che uno possa vedere, perché non c'è finzione. L'amore, amore, amore. Lo sbocco di questo tour sarà il tour europeo, che per te è una novità assoluta. Per quanto riguarda l'Europa, sì, è veramente il primo tour. Sono molto eccitato, perché è come un po' ricominciare da capo. Ed è tutto, al prossimo appuntamento con il TG1 alle 20. A tutti voi un buon pomeriggio. Ben ritrovati con Meteo 1, situazione all'insegna ancora del tempo abbastanza instabile, questo vale soprattutto per le nostre regioni centrali e meridionali, ancora un po' di maltempo al nord-est, ma qui la situazione tende a migliorare. Andiamo a vedere la grafica per quanto riguarda domani, siamo a domenica, ecco qui come ancora la nuvolosità sia abbastanza diffusa sulle nostre regioni centrali e meridionali, con temporali tra il Basso Lazio, la Campania, la Basilicata e marginalmente la Calabria tirrenica, piogge ancora sul nord-est fin verso la Romagna e qualche temporale che arriva ad interessare almeno in mattinata anche le Marche. Schiarite anche ampie sono attese sulle nostre regioni nord-occidentali e tra le nostre due isole maggiori, nonostante qualche nube in più sia presente sulla parte un po' più settentrionale della Sicilia. I venti da meridionali o occidentali di moderata o localmente forte intensità tendono a divenire di maestrale sempre sostenuto in corrispondenza della Sardegna.
Andiamo a vedere la previsione per la giornata di lunedì, vediamo come si apre la settimana, una settimana che un inizio di settimana che vedrà un timido miglioramento al nord, con le prime schiarite un po' su tutte le nostre regioni, non solo al nord-ovest, schiarite che tendono ad arrivare, nonostante qualche nube in più sugli Appennini, anche sulla Toscana, mentre ancora ritroviamo un po' di nuvolosità abbastanza variabile con piogge sparse tra Marche, zone interne del Lazio, lungo i litorali della Campania e nelle zone interne del sud, fin verso le coste della Puglia e del Molise. Prevalenza invece di ampi spazi di cielo sereno sulla parte centro-meridionale della Calabria, sulle nostre due isole maggiori, e sempre più ampi poi dalla sera si faranno gli spazi sereni al nord-ovest. Venti sempre mediamente di maestrale tra le nostre due isole maggiori, venti che tendono a divenire di bora sull'alto Adriatico. Concludiamo il nostro spazio parlando di temperature, temperature che tenderanno a scendere soprattutto nei valori massimi per quanto riguarda le nostre regioni settentrionali, stazionarie, in genere al centro, al sud e sulle due isole maggiori. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Meteo 1 con la partecipazione di Santè Sant'Anna, infuso di tè al limone. È la giornata internazionale della famiglia, giornata indetta dalle Nazioni Unite, e noi oggi in questa puntata parleremo proprio di famiglia, anzi di una famiglia, perché le difficoltà delle famiglie di oggi sono tantissime, lo abbiamo detto tante volte, da quelle economiche, ma in realtà una delle sfide più importanti è quella di restare unite, di mantenere salda la famiglia. Sentite questa storia. Io e Salvo siamo sposati da quasi 30 anni. Noi siamo nati e cresciuti in Sicilia, ci siamo conosciuti che eravamo piccoli, io avevo 15 anni e lui aveva 16, e dopo qualche anno abbiamo deciso di sposarci. L'anno dopo è nato Emanuele e poi è nato anche Luca e Michael. Salvo lavorava in una falegnameria, vivevamo una vita molto semplice. A Salvo un amico l'ha chiamato per un lavoro qui in Toscana e lui partì. Dopo qualche mese lo abbiamo raggiunto anche noi. All'inizio è stato bellissimo, poi abbiamo aperto una ditta, cominciava il benessere. Le cose cominciavano piano piano a cambiare e comunque mi rendevo conto che anche Salvo cambiava. Salvo aveva conosciuto una donna e decide di lasciare la famiglia per lei. Mi ricordo ancora quando Emanuele andò da suo padre e gli disse: papà, ora è il momento di scegliere, o noi tre oppure lei. Buon pomeriggio e benvenuti a Lenza e Salvo Roggio, bentrovati. A un certo punto, Enzo, i tuoi figli ti hanno fatto un out. Cosa hai risposto? Ho risposto che sceglievo il benessere e che non mi interessavo di loro. I soldi, è stato detto bene da Enzo nel filmato, i soldi avevano preso i soldi, l'apparenza, probabilmente avevano preso il sopravvento. Ma perché? Che cosa cercavi? Che cosa ti mancava? Nella famiglia non è che mi mancava, a me non mi mancava nulla nella mia famiglia, però non potevo realizzare quello che volevo realizzare al di fuori della famiglia. Ossia? Perché nella famiglia avevo un freno di spendere, pensare alla famiglia. Invece, decidendo di andare via, decidevo tutto io, non avevo qualcuno che mi vincolasse in qualcosa. Quindi era anche un po' un abbandono delle responsabilità e mettere te al centro. Esatto. Cerco piano piano di ricostruire un po' tutte le file del discorso, perché Enza, immagino che dopo una scelta di questo tipo non sia stato facile. Immagino il dolore, insomma, il mondo ti casca addosso. Sì. E praticamente abbiamo perso tutto. Perché tanto la separazione è un dolore, è una sofferenza grande, e poi per una mamma soprattutto la sofferenza più grande
e vedere i figli che soffrono. E quindi in quel momento, e poi noi ci conoscevamo da piccolini, quindi io una vita senza di lui io non me la immaginavo. Vi siete conosciuti all'età di 15 anni, se non erro. Vi siete sposati anche giovanissimi, sì. Dopo il primo anno avete avuto il primo figlio, quindi insomma non deve essere stato facile, però tu quindi, Dicevo, da dove ricominciare? Il mio problema era proprio da dove cominciare, non sapevo da che parte completamente. Poi a un certo punto però c'è stato un incontro, sì. Adelina e Barbara, due persone che ti hanno accompagnato, sì. E che ti hanno anche aiutato a costruire un rapporto più profondo con Maria, con la Madonna. Com'è, sì, cambiata la tua vita dopo questo incontro? All'inizio proprio ancora, lui era andato via da 3 mesi e sono stata invitata in un pellegrinaggio. E con queste amiche, e da lì praticamente la mia vita è cambiata, perché lì con la preghiera ho ritrovato me stessa e quindi piano piano ho riscoperto di nuovo il sacramento del matrimonio e soprattutto l'essere fedele. L'essere fedele, però intanto tuo marito insomma viveva con un'altra donna. E tu, Enzo, quando incontravi tua moglie oppure incontravi i tuoi figli, cosa provavi dentro? Ti richiamavano un po' a quell'amore? Onestamente ti dico che provavo rabbia, perché io in loro vedevo questa sua serenità, questa sua gioia, che a me mi dava noia, mi dava fastidio, perché... Ma tu eri sereno in quel periodo? Non lo so. Non lo so, perché riscoprendo ora la nuova vita familiare, perché per me è tutto nuovo, allora ti dico che mi dava fastidio ma non lo dimostravo. Questa è una mia sensazione. Però il fatto che quando io incontravo soprattutto lei, noi i miei figli, perché con i miei figli un pochino c'ero a contatto, perché alcuni lavoravano con me, quindi non li perdevo di vista, ma quando vedevo lei io facevo, ma può essere che lei è così serena e felice? E io, che non mi mancava nulla in quel periodo, non mi mancava niente, c'era un qualcosa dentro di me che non mi sentivo sereno. Perché poi è vero, tu insomma eri nell'agio, nel lusso, e la stessa cosa non vale per Enza, che invece si è trovata anche di fronte a tante difficoltà economiche. Però c'è stata la provvidenza, da come ho saputo, che vi ha sempre sostenuto, così anche per crescere, sì, i tuoi figli. Sì, sì. Noi praticamente con i figli abbiamo sperimentato questa grande provvidenza di Dio. Praticamente non ci mancava nulla, cioè non ci mancava il necessario. E ogni volta che arrivava qualcosa... E lo dicevo a loro, a tutti e tre, proprio non come qualcosa che ci arrivava, ma proprio come provvidenza di Dio. Però a volte si sperimentava anche il niente, cioè, e tante volte o c'era da pagare la bolletta o magari anche fare la spesa, non ce la facevamo. Ma lì capivo che Dio mi voleva fare crescere proprio nell'umiltà, e allora anche lì il Signore mi ha messo accanto proprio una persona che veramente mi ha aiutato in tutte le situazioni. Quindi tu vivevi una situazione opposta a quella che stava vivendo, sì, tuo marito in quel momento. E poi a un certo punto c'è stato anche uno dei figli, Michael, che all'età di 12 anni, se non erro, ha deciso di andare a vivere con Enzo. Lui è Salvo. Salvo, perdonami. E come è andata? Tu come l'hai presa? Perché l'hai lasciato andare. Sì, è stato un momento di grande dolore, perché mi sembrava un doppio tradimento, prima lui e poi il figlio. E quindi veramente è stato veramente un dolore grande. Però era l'amore che mi portava avanti. E allora ho capito che dovevo amare fino a dare la vita. E in quel momento per me era vivere proprio il Vangelo, no? Chi ti chiede la tunica, dagli anche il mantello. Nel senso che lui mi aveva portato già tutto, ma è come se ancora di più. Allora ho detto di sì a questa grande richiesta proprio di Michael. Ed è stato bello, lui è rimasto a casa sua per 20 giorni,
Però la cosa più bella, tanto che poi l'amore mi chiedeva anche di preparare la valigia, no? E così l'ho aiutata anche con tanta difficoltà. Beh, proprio a fare la valigia. Fortissima, eh. La cosa più bella è che dopo qualche anno Maiko mi ha detto: mamma, grazie, perché mi ha mandato da papà, perché sennò non potevo capire mai quello che ho capito ora. Allora, adesso ascolteremo la voce dei vostri tre figli. Sì. Però c'è una cosa che voglio sottolineare, perché in tutto questo, io non so come hai fatto, ma... chiedevi ai tuoi figli di non odiare la compagna di tuo marito. Ma come hai fatto? Perché l'hai fatto? Cercavamo di vivere il Vangelo. Era questo quando veramente... Io penso che quando nella vita incontri Dio, l'amore grande di Dio, io avevo il desiderio grande di vivere il Vangelo. E allora in quel momento il Signore ci chiedeva questo passo del Vangelo che l'avevamo proprio nel cuore: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Torno su questo, Salvo. Ho tante domande da porti, ma ascoltiamo nel frattempo come hanno vissuto questa separazione, questo reincontro di Salvo ed Enza, i loro figli. Il servizio è di Anna Maria Jacobini. Ricordi sbocciava. Guardandomi negli occhi mi disse: preferisco perdere i tre figli. Non ci lasceremo mai. Io ho ancora impressa l'immagine di quella sera quando successe tutto, che si scoprì appunto che mio padre tradiva mia madre. È stata la sera che mi è rimasta più impressa, perché urla, grida, e io ero ancora piccolo. Quando i miei genitori si sono separati, la cosa non mi turbava più di tanto, perché io avevo da una parte mio padre che mi dava tutto, cioè mi dava soldi, avevo tante belle cose, dall'altra avevo magari l'affetto di una madre. Inizialmente è stato difficile perché ti rendi conto che non hai più un padre, non hai più la figura del padre. È un po' di tenerezza. E a luglio scorso, una mattina così d'improvviso, arriva una chiamata a mio fratello Emanuele in cui mio padre gli dice che vuole abbandonare tutto e rientrare in casa. E lì è stata una gioia a dir poco indescrivibile. Amore che vieni, amore che vai. Il fatto che lui ora era di nuovo a casa, questo complicava tutte le cose. Il suo stile di vita si andava proprio a contrastare con il nostro. Per la mamma sicuramente non è stato facile, perché 9 anni sono tanti. Penso sia una cosa bellissima avere una famiglia composta da 5 persone che per qualsiasi decisione, qualsiasi evento, anche nelle piccole cose, si riuniscano, ne parlano e prendono una decisione tutti assieme. Io la mattina mi sveglio e vedo di nuovo mio padre e mia madre insieme. C'è un'emozione proprio indescrivibile, e spero che continui ad essere così tutti i giorni. No, è troppo emozionante, veramente. Ma Salvo, tu dopo 9 anni decidi di tornare a casa. Perché? Che cosa è successo? Cosa è scattato in te? Io in realtà con la mia anima non sono mai andato via da casa. La cosa che in realtà che poi riesco a capire è stata la rottura di un quadro. Ossia? Ossia davanti, quando io stavo andando via, che ho litigato con la mia ex compagna, mi sono girato, ho visto una foto mia con lei, con una freccia che ci trafiggeva tutte e due. Io mi sono girato, ho guardato quella foto con odio, l'ho tirata a terra e l'ho calpestata, e ho sentito una liberazione che non posso descrivere dentro di me, come se si era aperta una porta che mi portava in paradiso. Perché io, insomma, ho sentito un'altra frase: ti sei sentito preso per i capelli da Dio. Mi spieghi meglio che significa questa frase? Io, da quando è successo che sono andato via dalla mia ex compagna, ero nella pura disperazione. Non è perché sono andato a casa e è andato tutto
per il verso giusto. È stato tutto rose e fiori, no? Immagino che insomma ricostruire non sia stato facile per tutti e due. Per me lì era veramente, quando sono entrato a casa era tutto cambiato, cioè io vedevo loro che erano con una pace, con una serenità, che io mi sentivo veramente che non ci c'entravo nulla in quella casa. E quindi piano piano io cercavo di potermi adeguare alla loro vita, a cercare di piano piano di poter entrare in questa famiglia nuova. Che in quella sintonia. In no? quella sintonia, ma comunque poi veramente il Signore mi ha messo accanto delle persone veramente speciali. Che ti hanno aiutato un po' in questo percorso. Sì. E per te, Enzo, perché perdonare, cioè, una donna sposa un uomo, lo conosce in un determinato modo, poi improvvisamente quest'uomo cambia completamente, diventa tutt'altra persona, se ne va, poi ritorna, accettare e ricostruire. Insomma, ci vuole tanta forza, eh? Come hai fatto? Io penso una cosa, che il perdono è una cosa molto difficile, non è facile. Però solo se ci sentiamo perdonati da Dio riusciamo a perdonare, perché è proprio un dono di Dio. Quindi abbiamo fatto un po' di allenamento, però insomma... Però è possibile, no? Sì. La vostra presenza oggi... Sì. Veramente a me arrivano, io non so se attraverso le telecamere tutto questo possa essere trasmesso, ma arriva un amore, una forza, sì c'è stato tanto dolore, ma ha vinto veramente qualcosa di molto più grande, no? E quindi, visto che al centro della vostra storia c'è il perdono, insomma non dimentichiamoci che questo è l'anno santo, è l'anno della misericordia, e Papa Francesco ci invita sempre a perdonare, perché... È molto più difficile perdonare che non perdonare. È dei grandi saper perdonare. Ascoltate le parole di Papa Francesco. Non si può vivere senza perdonarsi. O almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. Ogni giorno ci facciamo dei torti l'uno con l'altro. Quello che però ci viene chiesto è di guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che rompiamo nella famiglia. Se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le ferite, il matrimonio si robustisce e la famiglia diventa una casa sempre più solida. La pratica del perdono non solo salva le famiglie dalla divisione, ma le rende capaci di aiutare la società a essere meno cattiva e meno... Sì, ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura.